Ciao a tutti e benvenuti sul nostro canale Solomons. Oggi parleremo di aftershave e i suoi benefici. Ma prima mi voglio presentare per chi non mi conosce. Io mi chiamo Paolo Salomone e insieme a mio fratello Eliseo abbiamo creato il brand Solomons, un brand dedicato alla cura e alla bellezza maschile. Oggi ho deciso di parlare di aftershave cream, o meglio, un dopo barba in crema, perché molti di voi mi avete chiesto se vale la pena usarlo. Perché va usato, in che modo, e a qualcuno di voi mi ha detto anche: ma è meglio usare il dopo barba alcolico, quindi quello liquido, o quello in crema? Benissimo, vi do subito le indicazioni per capire cosa è meglio e come usarlo. Allora, innanzitutto, non è meglio l'aftershave cream o diciamo la lozione tonica dopo barba alcolica, assolutamente no. Io consiglio sempre che se siamo amanti anche di quella alcolica, di usare prima il dopo barba alcolico dopo che ci siamo rasati e poi quello in crema. Ma oggi però ci concentriamo su quello in crema, perché? Proprio perché la crema è fondamentale per andare a lenire e a ricostruire quella parte della pelle che ha subito uno stress a causa della lama. Chi si rada in maniera completa il viso, probabilmente questo ne ha una percezione maggiore perché radendosi tutto il viso incontra più punti delicati del viso dove la lama potrebbe creare irritazione. Ma anche chi porta una barba definita, una barba lunga, comunque spesso ha delle zone del viso dove dovrà passare il rasoio, per esempio sui zigomi, ma in particolar modo qui sotto al collo, la parte più delicata del nostro viso, perché sotto al collo la pelle è veramente delicata e spesso la barba ha dei versi che ci mettono in difficoltà. Quindi, perché usiamo a questo punto, dopo che ci siamo rasati, un dopo barba in crema, un aftershave? Perché innanzitutto andiamo a lenire l'irritazione che abbiamo creato alla lama. Quando passiamo la lama tende ad assottigliare il nostro derma, la pelle, no? Perché comunque ne porta via un po' uno strato. Lo stesso sapone da barba tende ad essere un po' più aggressivo per la pelle. Quindi è fondamentale andare a nutrire la pelle con una crema. Questa crema deve avere un'azione anti-irritazione, quindi deve andare a lenire le parti irritate, e poi deve nutrire assolutamente. È molto importante che sia una crema dopo barba che sia anche tonificante, perché la pelle ha una forte necessità di essere tonificata dopo la rasatura, perché tende ad irrigidirsi. Questo è l'effetto del sapone da barba, che spesso ha un pH acido basso e quindi tende a seccare la pelle. Noi di Solomons abbiamo quindi studiato un aftershave sulla base di queste necessità che vi ho appena raccontato, proprio perché ogni giorno in poltrona rasiamo i nostri clienti ci raccontano le loro necessità a casa quando si radano e quindi abbiamo creato un prodotto ad hoc. Il nostro Aftershave Cream è un prodotto a base di mandorla amara, di ciliegio selvatico, dove dentro troviamo omega 9, tutte materie prime atte a lenire, tonificare, ammorbidire e risanare la pelle. È veramente un toccasana per chi ama radersi o tutto il viso, ma anche solo per chi ama rasarsi delle piccole zone. Ma una cosa in particolare è quella che è un prodotto non grasso, perché sappiamo benissimo che a noi uomini non amiamo i prodotti grassi, quindi un prodotto che dopo che venga massaggiato deve scomparire, non lo dobbiamo sentire più, dobbiamo solo sentire il beneficio. Se volete provare i nostri prodotti, potete acquistarli o nei nostri punti vendita o sul nostro sito, che leggerete qui in descrizione, e l'indirizzo dove andare a visitare e poter acquistare il nostro prodotto. Spero di avervi dato dei consigli utili per la vostra rasatura, soprattutto per l'acquisto di una crema dopo barba. Se vi è piaciuto questo video, mettete un mi piace. Inserite e cliccate anche sulla campanellina per essere aggiornati ai nostri video e soprattutto vi chiediamo di iscrivervi al nostro canale perché per noi è molto importante in modo da poter divulgare sempre informazioni utili per voi. A presto, ci vediamo al prossimo video.